L'anno scorso ho fatto un annuncio sul giornale, ho raggiunto 300.000 persone che cercavo un ragazzo almeno con la scuola di meccanica da avviare a fare l'apprendistato. È un apprendista nel contratto metalmeccanico, prende 1.350 euro netti. Ci crede che non è arrivato neanche una telefonata. Abbiamo fortunatamente una delle percentuali di disoccupazione più basse rispetto alla media nazionale. Il tema della reperibilità delle risorse è sicuramente una criticità. Noi abbiamo circa un 25-30% di aziende che denunciano difficoltà nel reperire manodopera. Che effetto fa leggere che Bergamo è la provincia dove c'è lavoro ma mancano i lavoratori? Beh, non è un bel effetto effettivamente, perché noi imprenditori ci diamo da fare per sviluppare, portare avanti, innovare, poi non riusciamo a trovare le risorse umane, è brutto. Quali sono le figure che mancano di più? Sono quelle che hanno passione di lavorare. E poi il tornitore, i fresatori, è una cosa indescrivibile. Tecnici specializzati in produzione, progettisti specializzati. Diplomati, in prevalenza ragionieri, geometri, periti elettrici, elettrotecnici, informatici, operatori meccanici, riparazione di auto, gommisti, carrozzieri, che molto spesso ci vengono richieste e che facciamo fatica a reperire. Bisogna essere in grado di dare dei pacchetti del welfare più interessante, però non basta, stiamo cercando di lavorare insieme all'università, al territorio, scuole ITS, formazione post diploma, in modo da ricevere dei ragazzi che non siano proprio neofili al mondo del lavoro. Da questo istituto escono delle figure professionali che qui a Bergamo servono moltissimo. Noi abbiamo una richiesta da parte delle aziende che è altissima. La nostra sfida è fornire ragazzi pronti per entrare in azienda. Per far questo è assolutamente necessario che l'azienda e la scuola si parlino. C'è anche chi decide semplicemente di non accettarlo il lavoro. Sì, sicuramente ci sono anche casi di questo tipo. Noi abbiamo annunciato un progetto a Livorno, per esempio, per cercare di portare dei saldatori specializzati qui a Bergamo. Chiaramente con reddito di cittadinanza 780 euro o si offre minimo 1.500 euro netti. Riceverete un sacco di no. O riceveremo un sacco di no. Le aziende le chiedono molti più studenti di quelli che riesce a formare? Assolutamente sì. Noi attualmente collaboriamo con 580 aziende, io ne ho almeno 300-350 che sono alla continua ricerca di personale.